Termovalorizzatori e digestori anaerobici sono indispensabili per tagliare i conferimenti in discarica e raggiungere i target ambiziosi del pacchetto europeo di misure sull'economia circolare. In un dossier di Ispra e Utilitalia l'allarme: serve una strategia nazionale per colmare il gap tra nord e sud. Al via a Catania la prima edizione di Ecomed, il salone della sostenibilità. Riflettori accesi sulla gestione dei rifiuti in Sicilia, mentre infiamma la polemica politica sull'ipotesi nuovi termovalorizzatori. Dal responsabile tecnico dell'albo gestore ambientale al nuovo MUD, ai formati digitali del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione rifiuti. A Napoli un seminario promosso dal gruppo Nike e Tea Consulting. Sfruttare logistiche e accordi transnazionali per scongiurare il rischio di una crisi nazionale legata all'esaurimento della capacità di smaltimento per i rifiuti urbani e speciali. Questa è la proposta messa a punto da Veneto Green Group e presentata nei giorni scorsi in un convegno. Buongiorno e bentrovati con il consueto appuntamento settimanale con l'informazione a cura della redazione di Ricicla TV. In apertura l'appello di Utilitalia per una strategia nazionale che colmi il gap tra nord e sud del paese rispetto alla disponibilità di impianti di recupero energetico dai rifiuti. In un dossier realizzato dalla Federazione delle Utilities e da Ispra, il punto sulla dotazione di inceneritori e impianti di digestione anaerobica fondamentali, si legge nel rapporto, per tagliare i conferimenti in discarica e raggiungere i target europei di riciclo, ma concentrati per la maggior parte nelle regioni a nord dello Stivale. Il servizio di apertura è a cura di Monica D'Ambrosio. 180 impianti tra inceneritori e digestione anaerobica dell'organico, dei fanghi di depurazione. Una capacità impiantistica che ha permesso nel 2017 di produrre energia per 2,8 milioni di famiglie italiane. Una capacità che però non basta in un paese che viaggia ancora a due velocità e nel quale il sud è costretto a spedire verso il nord grossi quantitativi di rifiuti urbani con aggravio di emissioni di CO2 in atmosfera, e la CO2 si sa inquina molto di più di alcune tipologie di impianti. Per raggiungere il target europeo di conferimento in discarica al 10%, l'Italia, ferma al 23%, deve dotarsi dunque di nuovi impianti e alla politica spetta il compito di costruire consenso sociale sui territori. Sì, questo è un problema, diciamo, storico del paese, che non riguarda solo gli inceneritori, ma tutti gli impianti, direi, di trattamento dei rifiuti, compreso anche gli impianti di compostaggio, perché non c'è dubbio che nel paese c'è una dislocazione verso il centro-nord, soprattutto al nord, di tutta questa impiantistica, e questo evidentemente provoca dei problemi noti. Alcune regioni continuano a essere in grande difficoltà, altre regioni stanno meglio, proprio perché oltre ad aver raggiunto percentuali di raccolta differenziata di recupero del ciclo molto alte, hanno anche la necessaria impiantistica per trattarlo. Oggi esistono un paio di impianti assolutamente interessanti, faccio l'esempio di Montello, ma potrei parlare di quello che è stato recentemente costruito anche da ERA, ce ne sono in previsione altri, sono incentivati, e credo che sia questa la strada da seguire, parallelamente ovviamente al recupero di materie. In questo caso addirittura ci sono impianti che recuperano anche la CO2 e l'anidride carbonica dal digestato. Anidride carbonica che poi viene utilizzata come gas tecnico, ad esempio per gassificare le nostre bibite. Quindi voi capite che questo è il processo futuro della produzione di energia dal ciclo dei rifiuti, su cui tante imprese, le più innovative, si stanno già cimentando, sia pubbliche che private. Nei prossimi anni si prevede un ulteriore miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e il nostro paese deve essere pronto a trattare l'incremento di scarti che ne deriveranno. In Italia servono o no gli inceneritori? Ma non solo in Italia, anche negli altri paesi, almeno guardiamo l'Europa, che è un contesto geografico e socio-economico confrontabile con il nostro, questo tipo di impianti servono, perché i rifiuti, anche dopo una buona attività di raccolta differenziata e una buona attività di riciclo, che pure richiede impianti, rimangono comunque dei rifiuti che non sono altrimenti recuperabili se non attraverso il recupero energetico. Quindi questi impianti servono. Qual è la situazione in Italia? Questo rapporto ci fa una fotografia molto importante.
molto chiara e distinta, c'è un fabbisogno di capacità impiantistica, non solo dei termovalorizzatori ma anche di altri impianti, e c'è un'esigenza di distribuire in maniera più adeguata sul territorio nazionale questo tipo di impianti, perché altrimenti alcune realtà, in particolare del sud Italia, devono, per trattare i loro rifiuti, avviare i rifiuti verso le regioni del nord, quando non addirittura all'estero. E questo non è sicuramente la situazione migliore, perché si vanificano i risultati ambientali, quantomeno in parte, causa gli impatti dati dai trasporti, e soprattutto se pensiamo alla frazione organica da raccolta differenziata, quando viene avviata a 500-600 km di distanza per il suo recupero, c'è quasi un controsenso, perché appunto si perde quello che è il senso e l'obiettivo maggiore, ovvero trarre beneficio ambientale dalla raccolta differenziata che i cittadini, i comuni e le aziende di gestione organizzano nei territori. E a proposito di strategie di gestione dei rifiuti, ci spostiamo adesso in Sicilia, dove il tema sarà tra quelli al centro della prima edizione di Ecomed, l'Expo della sostenibilità, inaugurato questa mattina a Catania con la media partnership di Ricicla TV. La nostra Valentina Trifiletti seguirà per noi i lavori della Tre Giorni. E allora partiamo con il racconto della giornata inaugurale. Valentina, ci sei? Sì, ci troviamo a Catania, all'ombra dell'Etna, al centro fieristico Le Ciminiere, per l'undicesima edizione del Salone Internazionale Progetto Comfort, dedicato ai temi dell'efficienza energetica, della vivibilità e della sicurezza degli edifici pubblici e privati. La grande novità di quest'anno è la prima edizione di Ecomed, il Green Expo del Mediterraneo, dedicato ai temi dell'economia circolare, dello sviluppo sostenibile e del waste management. Ma andiamo a vedere tutte le immagini dell'inaugurazione e sentiamo quali sono le novità dalle voci dei protagonisti. Un bel sorriso per la stampa, lo vedete, vai Italia! Soffia un vento di novità sulla primavera catanese. Per Tre Giorni il più grande centro fieristico ai piedi dell'Etna Le Ciminiere sarà la casa dei principali player del settore, che qui potranno incontrare i loro colleghi provenienti da paesi come Grecia, Malta, Tunisia, Spagna e Israele, e toccare con mano le ultime novità in campo ambientale presentate da oltre 200 espositori tra big del settore e start-up innovative. Siamo all'undicesima edizione di Progetto Comfort, quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono tantissime. Quest'anno abbiamo lanciato questo nuovo marchio chiamato Ecomed, la prima edizione di questo salone. Avere organizzare un evento del genere qui al sud, che con i paesi che si affacciano al Mediterraneo, è sicuramente una grande vittoria, soprattutto per il sud, perché ci sono tante aziende che non sono mai venute in Sicilia, non hanno, o perché non hanno qualcuno che li rappresenti, o perché magari c'è anche un discorso di distanza geografica, e quindi grazie a Progetto Comfort e Ecomed soprattutto hanno l'opportunità di confrontarsi e farsi conoscere sul territorio, e quindi dare l'opportunità ai paesi del Mediterraneo di poter venire e confrontarsi con quello che lo circonda. Oggi in Sicilia si apre la prima edizione di Ecomed, il Green Expo del Mediterraneo. Ecco, quanto è importante per una regione come la Sicilia aprirsi al Mediterraneo e soprattutto creare interconnessioni anche con altri paesi? Ma direi che è molto importante tenendo conto di cosa sta avvenendo a livello internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, tenendo conto che la sfida dei cambiamenti climatici ci chiede di ridurre progressivamente l'uso dei combustibili fossili e di usare le energie rinnovabili, tenendo conto che una parte importante del potenziale di energie rinnovabili è nelle sponde meridionali del Mediterraneo, molto vicine alla Sicilia, dove potrebbe essere prodotta una quantità di energia solare tale da rispondere per esempio ai bisogni di tutta Europa. Salvo Cocina, Ecomed Progetto Comfort, qui si parlerà di energie rinnovabili ed economia circolare. In Sicilia, regione che fatica ad uscire dalla crisi, il dibattito su questi temi è infuocato. Che cosa sta facendo la regione per allinearsi e per mettersi al passo con tutte le altre regioni d'Italia?
Il nuovo governo regionale sta facendo uno sforzo impressionante, notevole, per poter recuperare il tempo perduto e sull'energia e sui rifiuti, il settore di cui mi occupo io insieme con le acque. E la raccolta differenziata che in Sicilia è stata bistrattata vede la Sicilia ultima regione in Italia. Abbiamo recuperato 15 punti rispetto agli anni passati, siamo passati dal 22 del 2017 al 31% del 2018, sono diminuiti notevolmente i conferimenti nelle discariche, si cerca di superare il modello discarico centrico. La Sicilia ha vissuto per decenni sul modello della discarica, cosa che ormai è superata, non è più sostenibile dal punto di vista sia ambientale che economico. È stato fatto il nuovo piano rifiuti che è in itinere. E la Sicilia ha recuperato, tutti i comuni hanno recuperato, a breve premieremo anche i comuni che hanno superato il 65% e sono 70-80. Tutti i comuni della Sicilia superano il 30%, abbiamo però due problemi, Catania e Palermo. Se dalla Sicilia togliessimo queste due città, la Sicilia sarebbe al 45%, quindi in linea con la media del sud per la raccolta differenziata e per la gestione dei rifiuti. Purtroppo queste due città metropolitane danno grossi problemi che speriamo di risolvere al più presto. Ecco, lei ha appena parlato del piano di rifiuti che è stato parecchio criticato. Addirittura il Ministero dell'Ambiente nella VAS ha indicato alla Regione Sicilia che è necessario rendersi autosufficienti, è necessaria la costruzione di due inceneritori. Come si procederà? Gli uffici stanno esaminando tutte le osservazioni fatte dal Ministero dell'Ambiente e in modo sereno si sta rispondendo a ciascuna di esse. Per quanto riguarda la nota che hanno fatto sugli inceneritori, lei sa il dibattito politico che si è instaurato, però noi come uffici diciamo procederemo secondo quello che la legge prevede. Restiamo in Sicilia per un approfondimento sullo scontro politico divampato nei giorni scorsi attorno alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente sulla proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti. Vediamo. Quella che sembrava una barzelletta, un pasticcio tutto siciliano, si è trasformata in una feroce polemica politica, una guerra fatta di dichiarazioni al vetriolo, di bisticci via social network e di comunicati stampa infuocati. Pomo della discordia, il fantasioso piano di gestione dei rifiuti siciliano che con le sue espressioni bizzarre e i termini desueti ha provocato ilarità tra i funzionari di via Cristoforo Colombo. Termini come occhiutamente, coevamente o satisfattivi, o acronimi mai sentiti come Ford, che non è la casa automobilistica americana ma la Forsu, e cioè la frazione organica del rifiuto solido urbano, non erano mai apparsi su un piano di gestione dei rifiuti. Hai scritto? Un momento, no? Ecco, in Gesù. A scatenare la guerriglia politica sono due righe contenute nelle osservazioni nelle quali i tecnici del Ministero dell'Ambiente ritengono che la Regione Sicilia debba inserire nel proprio piano almeno due inceneritori per soddisfare il fabbisogno dell'isola. A lanciare il primo missile il governatore della Regione Sicilia, il forzista Nello Musumeci, che quasi un anno fa fece inorridire buona parte dei siciliani partecipando al tradizionale raduno della Lega di Pontida. È il sistema Italia che deve andare avanti! Con un tweet sarcastico cerca di dirottare l'attenzione di quanti in quei giorni leggevano sui giornali termini come Ford e occhiutamente. Cosa fa il Ministero dell'Ambiente? Ci manda un papello di 35 pagine, molte delle quali sono lana caprina, cavilli. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, uomo della legge prestato alla politica, va su tutte le furie e vuole la testa del funzionario che ha disobbedito alla sua direttiva politica. Ho dato mandato immediato al capo di gabinetto e al segretario generale, si legge sul comunicato stampa del ministero, di aprire un'istruttoria amministrativa interna per conoscere chi abbia violato la mia direttiva politica. Mai e poi mai avrei proposto quanto letto nelle deduzioni nell'ambito della VAS del piano regionale rifiuti. La verità però è che davanti alla forza della legge le direttive politiche sono poca cosa.
Qual è dunque la legge in questione? Il tanto vituperato articolo 35 del decreto Sblocca Italia e i decreti ministeriali che ne discendono. E sintetizzando, in quei decreti c'è scritto che dopo aver passato in rassegna la capacità di smaltimento a livello nazionale, viene indicato a livello regionale il fabbisogno residuo di smaltimento e il numero di impianti da costruire per soddisfarlo. Attenzione però, quei provvedimenti hanno soltanto un carattere ricognitivo. Questo significa che lo Stato non può obbligare le regioni a costruire termovalorizzatori, ma le regioni sono obbligate a tenere conto dei fabbisogni indicati nel decreto Sblocca Italia e sta a loro dimostrare di poterli soddisfare senza la costruzione di impianti. Quella dei tecnici del Dicastero, pertanto, è una valutazione giuridica che viene prima di qualsiasi convinzione ideologica o di dettame politico di questo o quel ministro. E questo il ministro Costa lo sa bene, dato che nel settembre dello scorso anno, dopo pochi mesi dal suo insediamento, aveva dichiarato che avrebbe proposto la modifica del decreto Sblocca Italia. Se noi modifichiamo l'articolo 35 dello Sblocca Italia, diamo un percorso di virtuoso di gestione dei rifiuti andando molto sulla differenziata e, consentitemi, ancora di più sul riciclaggio. Chi invece politicamente è stato da sempre a favore degli impianti di incenerimento è la Lega di Matteo Salvini e del sottosegretario all'ambiente Vannia Gava, che ha risposto al suo ministro senza mezzi termini. Servono nuovi impianti per risolvere una situazione che sta diventando insostenibile, ha dichiarato. Con i no non si va da nessuna parte. Se il ministro Costa ha a cuore le sorti dei siciliani e dell'intero paese, non può sposare la politica del no a tutto. Ed è proprio la politica a essere il motore di queste polemiche, che fanno versare fiumi di inchiostro ai giornalisti e lacrime amare ai cittadini. Che non so. Perché che cosa? Perché che? Si avvicina il 22 giugno, termine ultimo per la presentazione del nuovo modello di dichiarazione ambientale, ma per le imprese non mancano le criticità. E proprio al MUD, in generale agli adempimenti per gli operatori del settore rifiuti, è dedicato un seminario in corso proprio adesso a Napoli, organizzato da Nika SRL in collaborazione con Tea Consulting. Ascoltiamo quindi le voci dei protagonisti di questa giornata di studi. Dal nuovo MUD alla digitalizzazione delle scritture ambientali, passando per compiti e attribuzioni del responsabile tecnico, a Napoli si fa il punto sugli adempimenti per le imprese del Waste Management italiano in un seminario organizzato da Nika e Tea Consulting. Riflettori puntati sul nuovo modello unico di dichiarazione ambientale in vista della scadenza del prossimo 22 giugno. Le criticità più grandi riguardano proprio i gestori degli impianti, che soprattutto per alcuni codici di rifiuti che provengono dal trattamento di rifiuti e quindi provengono da altri impianti, mi riferisco al codice 1912, dovranno suddividere questi rifiuti andando ad indicare se si tratta di provenienza urbana oppure se si tratta, se sono rifiuti che derivano dal trattamento appunto di rifiuti speciali. Ovviamente questo è un dato piuttosto critico, perché tutti gli operatori del settore dovranno un pochettino interpellare i loro conferitori per farsi dare indicazioni in merito, anche se in realtà il decreto permette comunque di ricostruire il dato attraverso una stima che viene effettuata con il maggior grado di accuratezza possibile. Altra criticità riguarda, diciamo, la comunicazione imballaggi dei gestori di rifiuti di imballaggio, laddove ci viene chiesto di suddividere i rifiuti prodotti tra quelli che provengono dal trattamento degli imballaggi monomateriali da quelli multimateriali, quindi dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 150106. Anche questo è un dato piuttosto critico, perché comunque ricostruire a posteriore dei dati che non sono stati collezionati, diciamo, nel modo corretto durante l'anno precedente, mette sempre un po' in difficoltà le aziende. E a proposito di adempimenti, focus sul responsabile tecnico, una figura sempre più centrale nella vita delle aziende. Il responsabile tecnico, sicuramente, come peraltro previsto dalla legge, assume una funzione estremamente importante all'interno dell'impresa che si iscrive all'albo. Quindi si tratta di avere una figura professionalmente preparata che sappia appunto guidare l'organizzazione dell'impresa nella gestione dei rifiuti. Indubbiamente l'albo sta assumendo un ruolo importantissimo in questa filiera. Il trasporto in questo momento è la parte che fa da
di massima che viene gestita, però le bonifiche, il commercio, l'intermediazione fanno anche la loro parte insieme all'albo, e in prospettiva sicuramente è, diciamo, l'istituzione guida per le autorizzazioni e per poter gestire in legalità il tema rifiuti, che come è noto è sempre un tema molto delicato. Proprio all'albo gestori ambientali il Ministero dell'Ambiente ha dato mandato di gestire la consultazione con le associazioni di categoria per la definizione dei nuovi modelli digitali dei registri di carico e scarico e dei formulari, un importante passo verso il futuro della tracciabilità dei rifiuti dopo l'archiviazione del tanto contestato SISTRI. La digitalizzazione degli adempimenti ambientali è una necessità per questo settore, che è fermo da oltre 30 anni su norme che oggi non sono più attuali. Nell'era digitale è normale che ci auguriamo che ci siano dei processi totalmente orientati alle nuove tecnologie, anche per migliorare i processi all'interno delle aziende. Noi come associazione siamo presenti ai tavoli ministeriali, proprio il 9 aprile qualche giorno fa ci hanno presentato i nuovi modelli di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, con una serie di informazioni aggiuntive, migliorando l'operatività per le imprese, quindi completando quel pacchetto di informazioni che è necessario anche alla compilazione del MUD. Speriamo che questo percorso sia veloce, sia efficace, e ci auguriamo che entro la fine dell'anno vada in porto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più semplice, più efficace e sicuramente più economico per le imprese. In chiusura ci spostiamo in Veneto, dove il progressivo esaurimento delle capacità di smaltimento di rifiuti speciali ed urbani preoccupa le imprese. Dall'associazione Veneto Green, una proposta per scongiurare la crisi sfruttando logistica e accordi internazionali. Il servizio della nostra corrispondente Sabrina Vidon. Economia circolare è trasformare un problema in un'opportunità. Così la pensa l'associazione culturale Veneto Green, che ha organizzato una conferenza per illustrare le potenzialità di una svolta basata sulla creazione di sinergie fra aziende, politica regionale e logistica. Discariche in esaurimento, termovalorizzatori insufficienti. Qual è la vostra proposta? È risaputo che in Italia c'è una sorta di emergenza rifiuti per quanto riguarda sia rifiuti urbani che rifiuti speciali. Noi come associazione Veneto Green crediamo di avere una proposta, una soluzione a questa emergenza, che tiene conto del fatto che le discariche sono in esaurimento e i termovalorizzatori sono pochi e probabilmente a breve non se ne faranno. È quella di puntare sulla logistica attraverso chiaramente un apporto anche della politica, quindi la politica dovrebbe fare degli accordi interstati in modo tale che si possa utilizzare la logistica per avere delle uscite tramite notifiche transfrontaliere all'estero, anche in paesi extra UE. Spesso le aziende che si occupano di gestione dei rifiuti si scontrano con delle problematiche di difficile rimedio. Come trovare le soluzioni? Molte difficoltà che stanno incontrando le aziende che operano nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti possono essere realmente affrontate, anche diciamo, affrontate con soluzioni che hanno a che fare di fatto con investimenti nell'ambito dell'innovazione, che può essere di processo, di prodotto, ma anche innovazione tecnologica. Quindi molte, diciamo, molte soluzioni possono essere trovate investendo nella ricerca di nuove competenze, di nuovi servizi, di nuove tecnologie, attraverso una collaborazione tra le imprese del settore, da chi produce i rifiuti a chi eventualmente utilizza le materie prime e seconde, e anche con la collaborazione delle università, che apportano le conoscenze e quel know-how necessario per sviluppare appunto le nuove soluzioni. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il notiziario andrà in onda una nuova puntata di Rifiuti e Territorio, il talk di Ricicla TV in collaborazione con il quotidiano Il Roma e con Otto Channel, dedicato stavolta agli impatti ambientali e sanitari dello smaltimento illecito di rifiuti in Terra dei Fuochi. Mi raccomando, non perdetelo.
Ricicla News invece torna il prossimo giovedì, sempre alle 12.50, sempre su Ricicla TV, ma vi ricordo che la nostra informazione è disponibile tutti i giorni sui canali social della nostra testata e su riciclanews.it. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.